Morte a Vichy, spunta l'ipotesi suicidio. A Vichy non poteva più andare avanti. E quanto dichiarato in un comunicato stampa dalla famiglia del giovane di Ilunga svedese trovato morto lo scorso 20 aprile all'età di 28 anni. Una scomparsa improvvisa, che ha lasciato un vuoto nel mondo della musica leggera e di tanti fan sparsi per il mondo. A pochi giorni dal decesso spunta l'ipotesi del suicidio. Inizialmente la famiglia di Tim Bergin, questo il vero nome dell'artista, aveva chiesto il rispetto della privacy, ma adesso ha deciso di rompere il silenzio e in una nota rilanciata dai media americani lascia intendere che potrebbe essersi tolto la vita. Il nostro amato Tim era un ricercatore, una fragile anima artistica in cerca di risposte a domande esistenziali, un perfezionista estremo che lavorava e viaggiava ad un ritmo talmente alto da avere uno stress enorme. Quando ha smesso di fare tour voleva trovare un equilibrio per essere felice e fare la cosa che più amava, la musica. Ha davvero lottato con pensieri sul significato, vita, felicità. Non poteva più andare avanti, voleva trovare la pace. Tim non era fatto per quella macchina da business in cui si è trovato, era un ragazzo sensibile che amava i suoi fan, ma evitava i riflettori. Tim, ti ameremo per sempre e ci mancherai. La persona che eri e la tua musica terranno vivo il tuo ricordo. Ti amiamo. La morte di Avicii. Avicii è stato trovato morto il 20 ottobre nella sua camera d'albergo a Muscat, in Oman, e pur se non è stata diffusa alcuna causa per il decesso, nei giorni successivi la polizia aveva escluso la pista criminale. Il giovane è stato uno dei di Ilunga di maggior successo al mondo e un nome molto conosciuto nella musica dance elettronica, che ha lavorato tra gli altri con Madonna e Chris Martin. Spesso però ha dovuto lottare con problemi di salute, non ha mai nascosto quelli con l'alcol, che lo hanno portato a soffrire di diverse patologie. E neppure lo stress che gli provocavano le esibizioni live, tanto che dopo un ultimo concerto ad agosto 2016 aveva deciso di dedicarsi solo alla musica in studio.